Una situazione abbastanza complessa, ma ovviamente questo non lo dico io, lo dicono poi i dati, che sono i dati relativi all'economia, i dati relativi alle questioni sociali che questa terra vive, lo dicono i dati relativi alle infrastrutture, lo dicono complessivamente i dati relativi all'economia più in generale. Il fatto che tanti giovani decidono di andare via è una cartina di tornasole, diciamo, di una situazione che ovviamente deve essere, sicuramente essere, deve essere messa sotto controllo. C'è bisogno di un lavoro sinergico, cioè c'è bisogno di un lavoro che metta tutti insieme, perché le questioni che dobbiamo affrontare sono di una complessità molto molto elevata. La Sicilia come crocevia del Mediterraneo, io penso di poter cominciare questo mio mandato guardando, diciamo, una visione un po' più ampia, cioè una visione che guardi la Sicilia come punto di riferimento di un ambito ancora più grande. Molti pensano e ancora continuano a discutere di PNRR, purtroppo non siamo a livello delle altre regioni e il tempo sta per scadere, il 2026 alle porte, e quindi noi abbiamo adesso fretta di cominciare su quest'ambito, di continuare su quest'ambito, ma dobbiamo fare i conti anche con i temi delle nostre pubbliche amministrazioni, con i temi degli enti locali, con la carenza molto spesso anche di professionalità, perché nel tempo tutto questo, diciamo, è stato un po' messo da parte. Quindi c'è molto da lavorare e quindi mi auguro, così come ieri il Presidente della Regione ha detto nel messaggio augurale, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, che possa cominciare e continuare più che cominciare un rapporto proficuo. È chiaro che noi come CISL abbiamo l'obiettivo di poter stare seduti ai tavoli dove si discute, si decide quello che sarà il futuro della nostra regione. D'altronde la nostra battaglia per una legge sulla partecipazione ne è un po', penso, la sintesi di tutto quello che stiamo provando a fare. Lo dobbiamo fare perché ci sono alcune scelte che non riguardano più solo l'ambito regionale, penso per esempio alla ZES unica. Quella è una grande opportunità perché abbassa i tempi di percorrenza delle pratiche, ma soprattutto ha necessità di avere una visione. Ecco, io credo che la Sicilia oggi abbia bisogno di una visione d'insieme, che metta insieme le cose che si possono fare e soprattutto che traguardi un periodo medio-lungo. Il problema è proprio questo. Alcune volte si fanno delle cose che sembrano interessanti, ma difficilmente si prendono le responsabilità. Penso per esempio ai termovalorizzatori, penso per esempio a tutta la questione di scelte strategiche che hanno a che fare col futuro dell'energia in questa realtà, col futuro dei rifiuti che possono diventare energia. Ecco, ci sono delle scelte che devono essere prese. Io credo che il tempo non è che sia scaduto, ma comunque che è pronto per scadere, anche perché noi dobbiamo dare risposta alle nuove generazioni. E le nuove generazioni si aspettano da chi oggi ha delle responsabilità, quindi anche dal sindacato per la parte di competenza, un modo nuovo di interpretare le relazioni. Ecco, le relazioni sono importanti, quindi su questo credo che all'inizio, diciamo, del mio mandato sia importante dire che la CISL è disponibile a stare in tutte le realtà in cui c'è confronto, in cui c'è prospettiva di dialogo e soprattutto c'è prospettiva di futuro.